Un saluto a tutti i lettori di readball.com. Ci troviamo allo stand di Asus, che non è all'interno dell'IFA di Berlino, ma è bensì posto in una location davvero bellissima di questa città. Parliamo infatti di Potsdamer Platz, siamo vicini al Sony Center, e in questa appunto location l'azienda ci ha presentato alcune delle sue ultime novità. Vogliamo cominciare subito con i computer della società. Vediamo l'Asus ZenBook UX 305, un ultrabook dalle caratteristiche davvero davvero interessanti. Innanzitutto partiamo dalla parte esterna: 1,2 kg di peso, un corpo davvero compatto, 12,3 mm di spessore nel punto più alto, connettività USB 3.0 e slot per la SD sulla parte sinistra, mentre nella parte destra troviamo un'altra porta USB, una mini HDMI e il jack per le cuffie. Non sono presenti altre porte perché comunque sia, ricordiamo che è un ultrabook, già vedere tre porte USB è quasi una sorpresa. Alluminio liscio nella parte superiore, anzi tutto il corpo è in alluminio. Questa è la versione diciamo rossa, o comunque sia con questa colorazione particolare, mentre qua troviamo un modello più semplice bianco. Apriamo e troviamo una sorpresa: il display di questo ultrabook non è il classico Full HD, è infatti un modello con risoluzione QHD Plus 3200x1800 pixel su una diagonale di 13 pollici. Questo lo rende davvero davvero denso. Comunque sia, se si va a acquistare il modello più economico si potrà scegliere ovviamente un pannello Full HD risoluzione 1920x1080. Le prestazioni di questo dispositivo dovrebbero essere interessanti. Sono infatti assicurate dalla presenza di uno dei nuovi processori Intel Core M presentati proprio all'IFA 2014 di Berlino. Come potete vedere, questo qua è Windows 8.1 Pro. Devo dire che il touchpad funziona benissimo. Riesco a scorrere in una maniera molto rapida tutta l'interfaccia di Windows, cosa che non sempre è assicurata. Proviamo ad aprire un'applicazione qualsiasi, probabilmente non so se questo computer è connesso a internet. Comunque sia, sono curioso di vedere un po' come funziona, ma le prestazioni sembrano discrete e il funzionamento mi sembra ottimo. La durata della batteria ovviamente non vi sappiamo dire quanto possa essere così sul momento, però essendo un ultrabook gli standard sono piuttosto elevati, quindi comunque sia dovremmo riuscire a coprire la giornata tipica di medio utilizzo con un device del genere. All'interno del dispositivo troviamo poi una quantità di RAM piuttosto importante, 4 o 8 GB, accompagnate da un hard disk SSD, quindi una memoria molto veloce, capace di offrire delle performance importanti, da 128 o da 256 GB. Questo era quindi l'Asus ZenBook UX 305, una macchina che sarei curioso davvero di provare a fondo. Mi piace molto come linea e come design generale. Bisognerà vedere se poi il processore riuscirà a tenere testa a questo display, che ha una risoluzione davvero importante, che ovviamente presenta una quantità di pixel piuttosto elevata. Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Per readball.com, Andrea Ricci.